Top Gun, Top Gun. Vai, vai Luca, Luca, vai. Penso di essere in soglia adesso. Anche meglio del... Quanto, Don? 476. Che spettacolo qua, ragazzi. Devo dire che è talmente superiore che qua stiamo parlando di qualcosa di divino. Una domanda, ragazzi. Ma quanto può andare forte un essere umano in bici? Ciao a tutti. Oggi lo andremo a scoprire con l'alieno Don Ambrogio. Allacciate le cinture, ragazzi, perché oggi andremo a effettuare il test del VO2 Max con un metabolimetro portatile e poi il test dell'attato insieme al preparatore Luca Zenti e al nostro atleta Don Ambrogio. Oggi andiamo a fare un test in salita. Abbiamo tracciato un tratto di una salita dove il Don andrà a percorrerlo a intensità crescenti. Quindi saranno degli step della durata, i primi step intorno ai 5 minuti, poi ovviamente il team step salirà un po' più velocemente. Alla fine di ogni step andremo a fare un prelievo di lattato e poi andremo appunto ad analizzare tramite la maschera gli scambi gassosi appunto a livello della bocca. Inizialmente abbiamo calibrato il sensore, il metabolimetro, e gli abbiamo dato una quantità di aria nota tramite un cilindro che erano 3 litri. E abbiamo poi calibrato l'aria ambiente. Dopodiché abbiamo preparato il necessario per fare i prelievi, quindi guanti. Guanti, assolutamente, disinfettante, lattacidometro e appunto... E ora stiamo attendendo, cosa fare in questa ora prima ripetuta? Stiamo andando al punto X, quindi in cima al punto prestabilito dove faremo il prelievo, lo aspettiamo e vedremo un po' di annotare i valori di prelievo del lattato, frequenza cardiaca e consumo d'ossigeno. Ultimo minuto, qua io e Zenti dobbiamo assolutamente fermarci per attendere il Don e fare i primi prelievi. Com'è, Don, l'esperienza della maschera? Com'è? Si respira? Sì, dai, come avere un calzino in bocca. Allora Luca, primo prelievo, com'è andata? Cosa abbiamo fatto? Ho visto che lì all'orecchio che pizzicavi. Ma faccio il vampiro di professione. No dai, siamo andati a fare un prelevino appunto di lattato, in questo caso è salito a 240 watt. È stato bravo perché è stato molto regolare e non è facile. Il test da campo rispetto a quelli di laboratorio richiedono appunto che l'atleta sia consapevole di quello che sta facendo per garantire poi appunto una buona esecuzione del test e essere regolare nei wattaggi. Ma che differenza c'è tra metabolimetro portatile e quello che c'è in laboratorio lì nella tua caverna? In laboratorio abbiamo un metabolimetro che è medicale, più preciso, mi rileva anche la CO2 oltre all'ossigeno, di conseguenza si riesce a fare un profilo più completo, accurato dell'atleta, con lo svantaggio di essere appunto in laboratorio. Questo è uno strumento appunto da campo e che pecca in termini di accuratezza, molto buono in termini di ripetibilità, quindi comunque ci dà delle informazioni che nel tempo possiamo poi diciamo così comparare, e col vantaggio di essere appunto in strada. Ottimo. Secondo test, Don, com'è? Per ora facile, dopo vediamo quando andremo oltre i 400. Ma ora quanti watt hai raggiunto in quest'ultimo? Adesso è 280, ma ero molto basso di battiti ancora. Ce ne abbiamo qua, c'è un margine. Luca, com'è? Ancora sereno? 2 millimoli e 200. Via, via, un'altra ripetuta, avanti Don, avanti. Per sfortuna che il tempo è poco, ma il Don qua potrebbe andare avanti fino a stanotte, su e giù, che il cuore è sempre basso, i watt aumentano. Allora, seconda ripetuta, cioè seconda valutazione, cos'è da dire? Ha fatto uno step a 280 watt, 2 millimoli e 2, è sereno, è tranquillo, possiamo spingere ben di più, il Don è ancora in riserva. Eccolo, eccolo, sta arrivando per la terza rilevazione. Eccolo. No, scusate, c'è stato un errore, non era il Don sto qua, non era il Don. Cosa, Luca? Abbiamo sentito una moto, pensavamo fosse lui. Buona, 3.20? 3.20, 3.30 minuti. Spettacolo. Com'è la terza, Don? Buona, vediamo la quarta. Watt, si spinge, cuore? Sì, sì, andiamo giusti, possiamo andare giusti. Vai. Terza ripetuta, come siamo messi? 320 watt, 3 millimoli scarse, un aereo. C'è margine ancora, può aumentare ancora? Non sente la catena, adesso andiamo a 360 perché sennò non finiamo più. Ma un atleta normale, cioè l'amatore medio, quante volte avrebbe fatto questa salita per riuscire ad arrivare al suo massimo? Allora, quei watt di Don Ambrogio ne vedo pochi. Però dai, no, è un test che va tarato sull'aspettativa di potenziale dell'atleta. Almeno 4-5 step vanno fatti, ecco. È tanto superiore rispetto all'amatore medio questo Don? Devo dire che è talmente superiore che qua stiamo parlando di qualcosa di divino.
Ma Luca, perché non creiamo una squadra solo per il don, con magari qualche gregario, che magari andiamo in giro a trovare qualche altro don in giro per il mondo, ragione, per l'Italia? Come la possiamo fare... chiamare? Qualcosa come Pray for Vats. Allora, dovete far raggiungere questo messaggio a più don possibile, a più persone della chiesa, per raccogliere magari 40-50 atleti che poi verranno testati sulle nostre salite qua in Valpolicella con potenziometro, riforniamo noi tutto il materiale e poi andiamo a creare una squadra di quelle serie che la facciamo competere anche nel mondo del World Tour, Giro d'Italia. Ci stai Luca? Ci sto, li preparo io. Eccolo ragazzi, eccolo, sta arrivando per la quarta misurazione. Sensazioni, Don, come sono? Dai, di qualcosa. Penso di essere in soglia adesso. Abbiamo ancora margine per un'altra. Ne facciamo una, blocco, una sparata. All out ragazzi, all out, ora tutta, lo seguiremo però. All out. Dai Luca, chiudi tutto che andiamo a seguirlo. Oh, ma Luca, io sto pensando alla roba. Ma la gente che lo vede per strada su una salita con una maschera, cosa pensa? Pensa che sia un alieno, secondo me. Via, giù in discesa, giù in picchiata per prendere il don, girare la macchina, la bici e tornare su per l'ultima ripetuta. Cosa ti aspetti, Luca, da quest'ultima ripetuta, la quinta? Adesso a questo punto siamo anche purtroppo con i tempi limitati, ne abbiamo fatta fare una all out. Se no andremo avanti fino andremo a stasera. Ormai sta tramontando il sole, ne facciamo una massimale. A mio parere un 4,60 lo farà. Vedete ragazzi, detto questo, ascoltate bene che il tempo è limitato e tutto. Perché? Perché Luca oggi giustamente ha lavorato, quindi ha sacrificato il suo tempo post lavoro per venire con il capitano a fare un super video, un super test con Don Ambrogio. Perché noi ci teniamo a voi ragazzi, super fan di P eventi del Pendola. Detto ciò, iscrivetevi, lasciate un mi piace, un commento per supportarci. È passata una moto, riapre il Don! Colpo d'aria, ho perso il capello. Ci ha passato via ai 50 all'ora in salita, mi sa. Via, Luca, scendere veloci per andare a fare misurazioni. Siamo qui col Don. Com'è Don? Guarda. Vai, Luca, vai che ci scappa e si abbassano i valori. Oh, lattato per un po' rimane alto, anzi si sta accumulando in questo momento. Anche meglio del quanto Don? 476. 8-1. Tanta roba. Allora, il Don deve scappare via. Noi stiamo qui a fare un attimo due analisi, però intervista a caldo, a freddo, uguale a temperatura ambiente. Ultima serie distruttiva, però c'è stato un bel margine, ho sentito che la gamba era buona, sensazioni buone, per cui direi che sono soddisfatto, viva Dio sempre. Che spettacolo qua ragazzi, il motore è importante. Allora sì. Luca, sai cosa facciamo? Per fare l'ho fatto bene, lasciamo andare via il Don che deve scappare. Noi con calma analizziamo, vi spiegheremo tutto. Allora Don, grazie mille, scappa pure che noi qua guardiamo i tuoi dati, poi stasera ti chiamiamo e diciamo se vai forte, se vai piano. Ci siamo Luca, ci siamo. Fuori dati. Ragazzi, qua abbiamo iniziato a interpolare un po' di dati. Ci sono tutti gli step che abbiamo fatto, che ha fatto il Don Ambrogio, e la frequenza cardiaca, la ventilazione, la frequenza respiratoria, il volume, il tidal volume, il volume. Fermati. Devi spiegarci in breve, perché qua non sono tutti scienziati, quanto va veramente forte il Don in italiano, non in termini da Albert Einstein. Vai. Il Don ha una bella cilindrata, ragazzi. Devo dire che con questi watt, questo profilo, veramente può scremare il 95% degli amatori. Qua, come vedete, ha fatto un solco nell'asfalto prima fermandosi quando ho passato oltre 400 watt. In breve, dai, senza fare grossi paroloni, vedete in blu il consumo d'ossigeno che aumenta, quindi ovviamente l'atleta, aumentando i watt, aumenta la sua necessità di energia. La cosa impressionante è che ovviamente a bassa intensità è veramente molto efficiente, cuore bassissimo fino a 280 watt, non li sentiva nemmeno, e rispetto anche a quello che abbiamo testato quest'inverno. 86! Allora il contratto! Dobbiamo trovare il contratto! Questo motore abbiamo sfiorato i 78 di V2 Max, impressionante. Aspetta, quest'inverno era 76, ora 78, è tanto è aumentato. Due a questo livello non è banale, è chiaro che due su uno che poi inizia... contando che adesso non diciamo che non si allena mai, si allena tre volte a settimana, in media due orette ogni allenamento, quindi dobbiamo portarlo a 80, dai, dobbiamo portarlo a 80 millilitri. Facciamo una tabellina qualcosa. lo facciamo volare come professionisti galleni. Allora ragazzi, per concludere questo video, finalmente siamo riusciti a portarvi un altro test, il test estivo dopo quello invernale del Don. Ora
purtroppo è finita la stagione, quindi c'era una pausa, il Don purtroppo dovrà ingrassare di qualche chilo e riposare, però preparatevi perché l'anno prossimo prepareremo il Don e lo faremo veramente volare. Dobbiamo riuscire a fargli fare una gara, deve arrivare da solo. Facciamo così, condividete il video, mettete mi piace, iscrivetevi, perché se questo test dovesse arrivare a 700 mi piace, inizieremo la vera preparazione metodica di Don Ambrogio. Oh Luca, è una promessa questa. Promessa. Mantieni. Sempre. Quindi ragazzi, mettete mi piace, mandatelo a più persone possibili, ovviamente ai vostri amici amatori sfegatati, aiutatemi a raggiungere questo obiettivo, perché l'anno prossimo bisogna costruire un cinema con Don Ambrogio, perché ultimamente in questo mondo tecnologico le squadre World Tour vanno a cercare fenomeni su Strava, su Training Peaks, ok? Quindi basta chiacchiere e ci vediamo in un prossimo video del Capitano di P20 del Pendola. Mai molare ragazzi, mai molare, il Don è la prova. Ah, e ovviamente ringraziamo Luca per aver dedicato il suo tempo serale al Capitano e al suo canale YouTube. Grazie mille Luca. Grazie a voi.